gara ricca di reti ed emozioni, questa tra la Brigata e il Dream Team, Brigata in vantaggio per 5-3, tante reti e tante emozioni, mentre entriamo in cronaca, l'attacco un po' sterile però da parte del Dream Team, la palla troppo lunga di Nicolella per Somma, si ripartirà con un fallo laterale calciato dal capitano Matrecano, lunga gittata a servire Brandi, stop di petto per Tavassi. Tavassi scende, prova il tiro, attenzione, si abbassa all'improvviso, il portiere non la battezza fuori e la devia in calcio d'angolo. Primo tempo concluso di sì sul punteggio di 3-3, una grande rimonta dopo il 3-0 Brigata, ma il secondo tempo tutto di marca Brigata. Intanto il colpo di testa di Tavassi, di poco a lato. Attenzione Esposito, il suo sinistro si accentra, potrebbe calciare, ci prova, attenzione, attraversa linea, si salva Bilotto. E allora contropiede, Brandi, però rallenta un po' la manovra, salta un uomo, gioca centrale per Tavassi, prova la profondità, buono il pallone, ancora dentro, guadagna ancora un calcio d'angolo. La traversa non ha scosso la Brigata, che riprende ad attaccare. Calcio d'angolo dentro teso, Nicolella sparacchia, palla va tra i piedi di Bilotto, fa ripartire l'azione Ciro Iamunno, potrà avere il lancio lungo, non impensierire però tanto il portiere che blocca. Esposito cambia tutto con una trivela troppo lunga però per Nicolella. Si riparte con il laterale, probabilmente sarà un rinvio da parte di Matrecano, azione che tarda a riprendere, fase di stanca del match, rinvio lungo, arriva Nicolella, non la stoppa in maniera felice Iamunno, si rallunga, attenzione il numero, però non va a buon fine perché c'è il ripiegamento di Esposito. Livio, palla per Nicolella, si appoggia su Somma, centrale, manovra avvolgente, palla al centro, va per Olmo che non aggancia bene, si fa anticipare dal difensore. Occasione per riaprire il match questa, capita tra i piedi del capitano Alessandro Olmo. Nicolella un po' alla Zuniga, scodella per Esposito, palla però troppo lunga. Ennesimo laterale per gli arancioni, ancora il capitano, vediamo se si ripeterà lo schema di prima, ossia lancio lungo per Brandi. Nicolella c'è, stavolta la stoppa bene, potrebbe calciare, ci prova, tiro deviato in calcio d'angolo, seguiamo questo calcio d'angolo prima di chiudere la cronaca, partita che si rinfiamma. Olmo al dentro, Nicolella, rete! Chiudiamo quindi la telecronaca sul 5-4, match riapertissimo.